Appuntamento economico del nostro territorio, la sfida del lavoro e delle imprese. Bentrovati a questa nuova puntata di TG Economia. Se il futuro passa dai giovani, allora quali sono le strade da prendere? E poi novità nel mondo dell'energia a partire da una bolletta più leggera per quanto riguarda il gas. Ma partiamo dai titoli. Schizzinosi o sfruttati, con troppa istruzione e poca pratica. Dei giovani si è detto di tutto e il contrario. Facciamo il punto con il presidente dei giovani industriali. Se il mattone crolla, allora non resta che cercare nuove strade. L'Europa, per esempio, se ne parla in un convegno organizzato dall'Associazione Costruttori. Giù la bolletta del gas da aprile, ma continuiamo ad investire sul territorio. Prometeo traccia gli obiettivi del 2013. Diverse le famiglie in difficoltà. Si riparte dalle eccellenze, per esempio Moreno Cedroni. Giovani e futuro, ospite con noi all'interno di questa puntata di TG Economia c'è Maria Cristina Loccioni, che è presidente dei giovani di Confindustria Ancona. La salutiamo e la ringraziamo. Grazie a voi. Proprio da questo partiamo, per cercare di capire quale sia questo rapporto, cercando di partire da che cosa le imprese chiedono ai giovani. Ecco, ci sono, come dire, criteri particolari, ci sono richieste particolari in un momento come questo? Sicuramente, il mondo del lavoro in generale, in particolare l'impresa, ha bisogno assolutamente di ragazzi che mettano la passione in quello che fanno, che abbiano una grande disponibilità, una flessibilità, quindi ad andare oltre il proprio confine, la propria casa, e quindi curiosare al massimo e avere appunto un approccio molto innovativo, aprirsi a tutto quello che anche uno non conosce e avere quindi la disponibilità ad affrontare dei mondi nuovi, in senso sia fisico che no. Le definizioni che riguardano i giovani in questi anni sono state tante, qualcuno le ha definiti ciusi, cioè schizzinosi, altri sfaticati, insomma c'è stata una sorta di gara a dirne di più. Lei, che è in questo caso giovane, che è anche imprenditrice, come la vede questa strada che coniuga impresa e giovane? Sicuramente il giovane è per eccellenza l'emblema dell'energia, della vitalità, di tutto quello che è nuovo, di quello che è innovativo. Per cui diciamo che sicuramente c'è molto spazio per un ragazzo e c'è molta necessità di avere questa ventata di novità nel mondo del lavoro. Quindi direi che assolutamente il giovane può approcciarsi al mondo del lavoro e in generale affrontare il proprio quotidiano cercando di mettere sempre tutto il suo spirito più innovativo. Ecco, a proposito di etichette, ce n'è una che riguarda tanti giovani imprenditori. Per diverso tempo si è detto sono dei figli di papà, mi perdonerà questa affermazione, per dire che si sono trovati un'azienda ed ora la gestiscono quasi che fosse più facile. In verità, in un periodo del genere, spesso i giovani si occupano, per esempio, di internazionalizzazione, quindi un settore chiave laddove, come dire, dinamismo, fantasia e capacità sono requisiti necessari, insomma c'è un ruolo piuttosto forte. Sì, in questo senso diciamo che quello di cui si parlava è un po' un vecchio stereotipo del giovane imprenditore. Attualmente, un po' per le condizioni economiche che sono sotto gli occhi di tutti, i ragazzi e i giovani imprenditori si trovano a vivere in prima persona una situazione all'interno delle aziende molto difficile, per cui approcciano quotidianamente delle situazioni di rischio molto elevato, delle situazioni di difficoltà con i propri fornitori, con i propri clienti. Sono necessariamente costretti, lo fanno però anche con passione e con grande dedizione, a dedicarsi ai mercati internazionali, questo molto molto frequente, anche perché molto spesso le aziende, i giovani imprenditori della nostra associazione sono giovani che di seconda generazione, per questo magari la prima generazione che ha sviluppato un'azienda ha più un approccio locale e necessariamente il giovane deve apportare in azienda la novità, quindi questo approccio innovativo di cui dicevo prima e anche questa capacità di rivolgersi verso i mercati internazionali. Per quanto riguarda le attività che state portando avanti come giovani di Confindustria? Beh, qui ci siamo divertiti a creare un programma molto variegato. Sicuramente lo scopo dell'associazione è quello di creare, sviluppare business o creare rete nel territorio e quindi fare in modo che i giovani imprenditori e le imprese possano conoscersi tra loro e creare delle sinergie.
in un contesto di eccellenza che possa permettere cioè una crescita sia a livello personale che a livello professionale. In questo senso abbiamo realizzato una serie di incontri con delle eccellenze del territorio e non solo, per cui alcuni dei nomi che ci hanno già confermato la loro presenza sono Cucinelli, Piera Lisi, Angela Antoni, Andrea Merloni. Oltre a questi avremo anche la possibilità di lavorare in temi di lavoro, ad esempio un gruppo si concentrerà su tutta quella che è l'attività di innovazione, rete di imprese, internazionalizzazione, cultura d'impresa, un focus sull'attività della education, dove per education comprendiamo tutti i rapporti con le scuole. L'impresa collabora da anni ormai, Confindustria lo fa da oltre 20 anni, con un progetto con le scuole che si chiama Impara ad Intraprendere, dove i giovani ragazzi sono in collaborazione con il mondo delle imprese e vanno quindi a conoscere questo mondo che normalmente approccierebbero negli anni già dai tempi dei libri. Questo permette alle imprese di conoscere i ragazzi che saranno i futuri collaboratori, viceversa i ragazzi possono conoscere a priori un mondo che non avrebbero altrimenti la possibilità di approcciare. Dovesse definire in un paio di parole, in poche parole, alcuni obiettivi che vuole portare avanti personalmente, che cosa le viene in mente? Sicuramente come giovani dovremmo puntare alla rete massima fra di noi, alla creazione di stimoli per avere sempre più questo approccio di curiosità, di sviluppo, di innovazione, per poter essere veramente i protagonisti del futuro. Dunque un appunto sui giovani e sulle imprese. Ringrazio Maria Cristina Noccioni che è intervenuta all'interno di TG Economia e andiamo avanti con questa puntata per parlare di una bolletta più leggera a partire da aprile, quella di Prometeo. Attenzione al territorio con una ricetta tutta marchigiana. Fin da aprile ci sarà una discreta diminuzione del costo del gas per gli utenti. Noi ce lo aspettavamo, abbiamo reagito sul fronte degli acquisti, nel senso che anche in funzione di questo siamo riusciti ad acquistare ancora meglio. Una bolletta del gas più leggera per le famiglie, una cifra di poco conto, circa 20 euro all'anno, ma quanto basta per frenare il rincaro delle bollette. Così Prometeo si adegua alle direttive dell'Authority per l'energia. I numeri dell'azienda che si occupa di gas ed energia parlano di un fatturato annuo di 180 milioni di euro, un utile di 10 milioni e 138 mila clienti serviti nel settore gas e 21 mila nel nuovo mercato dell'energia elettrica. Oggi noi siamo l'azienda più grande delle Marche, con il nostro 30-33% circa del mercato marchigiano. La crisi morde e se per le famiglie si traduce in un 6,7% di sofferenze, per le imprese, 300 del segmento business, la conseguenza è un dimezzamento degli utili. Quando un'impresa fa fallimento, normalmente è anche un grande utilizzatore di gas o di energia elettrica, quindi le cifre che possono rimanere in ballo sul gruppone nostro possono anche essere elevate. Dal Carnevale di Fano alle Muse, investiamo sul territorio, rimarca Ciotti, che punta sull'eccellenza marchigiana al centro della nuova campagna di comunicazione che porta la firma di Moreno Cedroni. Mosciolo selvatico di Portonovo con purè al limone e uovo poché. Iniziamo subito con dell'olio extravergine proveniente da oliva raggia. Ci mettiamo subito il mosciolo selvatico di Portonovo con delle buccette di limone e degli spicchi d'aglio acciaccato. Poi l'ingrediente più importante, il gas, che deve essere marchigiano DOC, con Prometeo andiamo tranquilli. L'agenda degli eventi, gli appuntamenti del nostro territorio, oggi condotta da Linda Cittadini. Sì, grazie della linea, benvenuti all'agenda del TG Economia. Aggregarsi conviene, si terrà l'8 febbraio a partire dalle 15 presso l'hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche il convegno Crescere per competere, aggregarsi per crescere ed innovare, le novità legislative, le esperienze, le nuove opportunità. A parlare di reti e di aggregazione saranno esponenti del mondo confindustriale, imprenditori, rappresentanti di banche e istituzioni. Convegno settore edilizia. AMCE Marche presenta il workshop La crisi come momento di riflessione,
consideriamo le opportunità europee, che si terrà in Confindustria Marche venerdì 8 febbraio dalle ore 9 alle 17.30. Un'occasione importante per far conoscere alle imprese come l'Unione Europea si sta muovendo per il sostegno del settore delle costruzioni. Gestione dei fondi e dei bandi europei collegati all'edilizia e partecipazione alle gare d'appalto in ambito comunitario sono alcune delle tematiche che saranno affrontate durante la giornata. Incontro tra imprenditori della zona sud di Ancona e comuni del comprensorio. Collaborazione e sinergie per rendere il territorio più accessibile e più favorevole all'impresa. Questo è il significato dell'incontro che si è svolto tra gli imprenditori della zona sud di Ancona e i comuni del comprensorio. Eccessiva tassazione e infrastrutture carenti, questi i nodi da sciogliere. Come? Collaborando tra imprese e comuni e tra comuni stessi per contribuire a creare un contesto più favorevole al mondo produttivo. Per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito. Cina, Balcani, Stati Uniti, si allarga l'orizzonte delle imprese di casa nostra. Sostegno all'agroalimentare e all'edilizia, l'obiettivo dell'azienda speciale Market. In arrivo nuove sedi operative. Abbiamo all'estero dei punti strutturati in grado appunto di seguire l'imprenditore quando va all'estero, quando costruisce la sua rete e poi monitorare quelli che possono essere i risultati e controllare quelle che sono le attività. Fiere, certo, e accoglienza di operatori stranieri, ma la chiave per portare all'estero le piccole e medie imprese del nostro territorio ha un nome preciso, Network Point, ovvero un pezzo della Camera di Commercio nei mercati emergenti. Così nella strategia 2013 dell'azienda speciale Market, braccio internazionale dell'ente camerale, le nuove sedi parlano nuove lingue. Monaco per la Germania, Tripoli e Bengasi per la Libia e Istanbul per la Turchia. A disposizione ci sono in totale 1.350.000 euro. La parte da leone la fa l'agroalimentare che divora fette di mercato. La novità in casa Market è la fusione con la SPEA, l'azienda speciale pesca e agricoltura. In programma ci sono due importanti fiere in Cina, a Shanghai e Chengdu. Altra leva importante è l'edilizia e il riscatto per il gigante ammaccato dalla crisi guarda al Medio Oriente con gli eventi fieristici The Big Five di Dubai e Jeddah. I dati sulle esportazioni dicono che cresce l'agroalimentare, più 18,6 di export nel terzo trimestre 2012 e diminuisce l'abbigliamento, meno 1,7. Ma quali sono i mercati di riferimento? Puntiamo ovviamente sull'Europa, che rimane ancora il continente di maggiore riferimento per le nostre imprese. Il 70% delle esportazioni vengono fatte in Europa, quindi bisogna che noi consolidiamo questo dato, anche perché in un momento di crisi bisogna guardare intanto ai mercati più vicini, tant'è vero che siamo molto attenti in particolare anche ai Balcani, in quella che noi chiamiamo internazionalizzazione di vicinato. Guardiamo anche all'estremo oriente con particolare riferimento alla Cina, guardiamo al Medio Oriente, soprattutto ai Golfi, agli Emirati Arabi. E poi guardiamo anche gli Stati Uniti, perché è un altro mercato che sta riprendendo e quindi soprattutto per alcuni settori, a partire dall'agroalimentare, può essere un mercato di sbocco per le nostre imprese. Bene, è tutto per questa puntata di TG Economia. Grazie a voi come sempre di averci seguito e arrivederci alla prossima.